Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questa edizione e a questo video di Tele Italia. Parliamo del ponte sullo stretto. Voi direte, ma che c'entra? Conte ha rispolverato il mitico ponte sullo stretto, che secondo me va fatto, andava fatto, perché risulta una delle più grandi meraviglie del mondo. È un'opera ciclopica, un'opera meravigliosa, un'opera che naturalmente porterebbe a una ripresa, concorrerebbe a una ripresa dell'economia, perché la costruzione del ponte sullo stretto porterebbe al lavoro decine di migliaia di persone, perché la costruzione avrebbe un indotto spaventoso. Lavorerebbero migliaia di aziende per questa costruzione, migliaia e migliaia di tonnellate di cemento armato. Quindi l'idea di riaprire il ponte sullo stretto, riaprire, ricominciare con l'approvazione di questo progetto che era già ultimato, mancava solo il via libera, poi fermato negli anni 2000, secondo me è una priorità proprio per rimettere in moto l'economia. L'economia si rimette in moto con le grandi opere dello Stato, perché facendo queste opere dà lavoro a tante aziende. Queste aziende cosa fanno? Assumono, perché hanno ricevuto una commessa straordinaria. Assumendo queste persone diminuisce la disoccupazione. Diminuendo la disoccupazione ci sono più persone che pagano le tasse, che vanno nei negozi e spendono. Andando nei negozi e spendendo, ci sono i negozi che non chiudono. E non chiudendo, non lasciano a casa commesse e il denaro gira. Quindi, per rimettere in circolo l'economia, il ponte sullo stretto è una soluzione eccezionale, assieme a tante altre opere. Così il professore pugliese Giuseppe Conte avrà un'attenzione privilegiata su queste opere. Ne ha parlato al Corriere Dario Franceschini. Dice: alta velocità da Pescara a Lecce, da Roma a Pescara, da Reggio Calabria a Taranto e fino in Sicilia, accelera e aggiunge Conte. E il ponte di Messina, dice, valuterò senza pregiudizi anche il ponte sullo stretto. E il MES, quando avremo i regolamenti, li studierò e con il Parlamento decideremo. Senza badare all'enfasi, Conte lo chiama un nuovo inizio e invoca lo spirito del 2 giugno e pesca dal vocabolario di Mattarella le parole per dirlo: condivisione, serietà, impegno. Un'occasione storica che i soldi del Recovery Fund rendono possibile, purché li spendiamo bene. Insomma, il Recovery Plan di Conte è un ambizioso e grande piano di rinascita e modernizzazione per un'Italia più verde, dice, più digitale, più inclusiva, banda larga in tutte le case, lotta all'economia sommersa, la lotta all'evasione fiscale che è endemica nel nostro paese, nel DNA di questo paese. Quindi taglio netto alla burocrazia, rilancio degli investimenti e poi la riforma di un fisco iniquo e inefficiente, la velocizzazione dei processi, i giovani talenti che tornano dall'estero. Beh, chi ha sentito questo gli sono cascate le orecchie. Perché? Ad esempio, il governatore del Veneto, Luca Zaia, dice: bah, io pensavo di sentire qualcosa di più concreto e ho sentito il solito libro dei sogni. Il solito libro dei sogni. Aggiungo io, l'unica cosa concreta è quella, è quel ci penserò sul ponte dello stretto di Messina. E così, un libro dei sogni, Conte lo chiama progetto lungimirante. Lui lo chiama progetto lungimirante, c'è chi lo chiama il libro dei sogni, no? Quindi convoca per una settimana gli stati generali dell'economia. E non dimentica di invitare il presidente di Confindustria, per quanto Paolo Bonomi si sia detto convinto che certa politica possa fare più danni del virus. Cioè, Conte potrebbe fare più danni della malattia. Giuseppi, dicono nel suo entourage, ci è rimasto male.
E dice, ha detto ai suoi vicini, ai suoi stretti, è un'espressione infelice, la rimando al mittente. E poi apre le porte dicendo, tutti possono portare ricette e di certo Bonomi porterà progetti di lungimiranza, non solo per la riduzione delle tasse. Ci sta ragionando, ma non può essere l'unico tema. Certo, la riduzione delle tasse, io sono concorde, non può essere l'unico tema. Perché intanto con gli 80 e passa miliardi che arriveranno dal 2021 fino al 2024, scaglionati a 4 miliardi per volta, perché scaglionati? Perché l'Europa vuole verificare che tu abbia realizzato quello che hai promesso all'Europa, ma quello che tu devi promettere all'Europa deve essere in certi settori. E in certe cose, quindi l'utilizzo di quegli 80 e passa miliardi, che è una cifra gigantesca, deve essere a condizione che tu li vada a destinare dove hai detto che andranno, ma non dove cavolo vuoi tu, dove hai detto che andranno inerente a quello che ti ha detto l'Europa. Quindi l'Europa ti dice tu puoi utilizzarli qua. E io vengo a verificare che tu li stai utilizzando, perché se tu li utilizzi per un'altra cosa, io sospendo le rate, quindi alla prima rata di 4 miliardi, io poi vengo a verificare prima di darti l'altra rata di 4 miliardi. Se vedo che i primi 4 li hai spesi in linea con quello che abbiamo accordato, io continuo a darteli, se no sospendo. Se vedo che mi stai truffando, mi state raccontando la storia del mago o la storia di Babbo Natale, io come Europa sospendo questi versamenti, e arrivederci e grazie. Quindi l'Europa dice devi spenderli in quelle cose, quindi l'Europa, l'Italia dovrà spenderli, visto che sono gratis, piuttosto che lasciarli all'Europa, dice vabbè, io li spendo, dici dobbiamo digitalizzare tutta come si chiama? La pubblica amministrazione, perché non hanno i computer, tutto a mano, con la bella calligrafia. Bene, dobbiamo spendere, non so, 10 miliardi nella pubblica amministrazione, 15, vabbè, compriamo computer per tutti, eh? Computer per tutti. Poi si spera che digitalizzare la pubblica amministrazione poi significhi comprare delle macchine, dei computer, dei mouse, dei processori che siano italiani, che siano italiani. Dite, ma in alcuni casi non c'è. Beh, se nei casi dove non c'è in Italia una produzione di quello che bisogna comprare, si comprerà all'estero. Però se c'è comunque in Italia un produttore, lo si chiama, gli si dice guarda, io so che tu hai i prezzi un po' più alti, però io ti compro una cifra spaventosa, perché voglio privilegiare le aziende italiane, tu dammi un prezzo competitivo in modo che io non vado a pagare di più di quello che avrei pagato per comprare questo stesso prodotto da un tuo concorrente straniero. E sono sicuro, perché io sono stato comunque direttore vendita in diverse aziende, quando c'è una commessa gigantesca, gigantesca, che si parla di miliardi, un'azienda dimezza anche il prezzo, mette un margine ridotto, minimo, per poter vendere il prodotto, però quel minimo margine su una quantità spaventosa gli fa un guadagno reale, grande, in percentuale piccolo, però se l'imprenditore si mette a pensare, ah, però se io lo vendevo ai soliti prezzi avrei guadagnato 10 volte, però in queste commesse che sono un unicum, un una tantum nella vita di un'azienda, una commessa gigantesca, bisogna abbassare il prezzo per vincere questa gara, poter pagare i dipendenti, poter sopravvivere per chissà quanti anni con quella commessa e avere comunque un guadagno sicuro, che in percentuale è più piccolo, ma in numero di soldi è una quantità gigantesca. Quindi si spera che il governo utilizzi questo criterio per assegnare queste commesse ad aziende italiane, italiane, non fare il bonus bicicletta e poi gli italiani comprano le biciclette che arrivano dalla Cina. You understand? Abbiamo capito? Ecco, speriamo di essere stati chiari.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.